Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale. Oggi un video in collaborazione con l'azienda Yesup Cosmetics. Spero di pronunciare in maniera corretta il nome. Comunque qui trovate tutti i link di riferimento e comunque come al solito li lascerò anche sotto nell'info box. E sono stati gentilissimi da mandarmi un bellissimo set di pennelli. Eccoli qua, e ovviamente c'era la brochure con scritto dentro come pulire, come andare a curare i nostri pennelli, e in più in regalo questa spugnetta Bobbi Brown per l'applicazione del fondotinta o delle cipre, insomma. Ma adesso vi faccio vedere nello specifico i pennelli che mi hanno gentilmente inviato, e sono 5 da viso e 7 da occhi. Allora, partiamo con quelli per gli occhi. I pennelli sono davvero molto molto belli, molto maneggevoli. Qui troviamo il nome, la sigla dell'azienda, e ogni pennello ovviamente ha il suo numero. Questo è il numero 21, ma è veramente comodo, boh, non so spiegarvelo, ma è veramente molto molto bello. Sembra un po' trasparente il manico, qui dorato, cromato, e questo è il pennello fitto e piatto. Io solitamente questi pennelli li uso per il correttore, per andare a pulire questa zona qui e farla risultare molto più precisa nei make-up. Quello obliquo per le liner, e questo è il numero, quello era il numero 21, abbiamo detto, e questo è il numero 12. Eccolo, sono veramente molto molto eleganti questi pennelli. Questo a lingua di gatto ma ampio, quindi è perfetto anche per le sfumature, che è il numero 11, quello qui molto soffice. Questo a penna, che è il numero 14, perfetto per la piega palpebrale, per l'applicazione dell'ombretto. Questo da sfumatura, che è il numero 13, molto molto soffice. Questo a lingua di gatto, molto fitto, perfetto per l'applicazione dell'ombretto nella piega, nella palpebra mobile, ma anche per le sfumature, e è il numero 03. Ma è strano, cioè sembra di gomma, e quindi penso che sia anche comodo per l'applicazione, per quando andiamo a truccare, perché non ci sfugge, è molto maneggevole, mi piacciono davvero tanto. E poi c'è questo a lingua di gatto, piccolissimo, molto molto fitto, molto di precisione, molto di precisione, fantastico, veramente mi piace moltissimo. Io questi pennelli qua li uso anche per andare a creare una riga in cinese, ovviamente lo shop è cinese, quindi una riga di eyeliner con l'ombretto, per fissare l'eyeliner con l'ombretto, e è veramente molto molto fitto, fantastico. E questo è il numero 15. E poi passiamo a quelli da viso. Oltre alla bustina hanno anche questo per protezione. Questo è il numero 02. È fitto, bello ampio, soffice, soffice. E questo può essere perfetto per il contouring, per la terra, perché essendo così infitto andiamo ad applicare bene la terra nel punto in cui vogliamo. E comunque, essendo anche abbastanza ampio, si può sfumare il prodotto in maniera molto semplice. Questo, che è il numero 04, che invece non è ampio, è sempre piccolo come quello di prima, ma no, però è molto molto fitto, come potete vedere. E questo trovo che sia comodo
sia per il correttore sotto in questa zona, ma anche per l'illuminante. Poi c'è ovviamente quello a lingua di gatto per il fondotinta, che è il numero 01, ovviamente. Eccolo, sono veramente soffici le loro setole, bianchissime. E poi c'è il numero 06, che è bellissimo, morbidissimo, super ampio, questo ovviamente per le polveri. E questo che è il più grande di tutti, il più ampio, questo è il numero 06, l'avevo detto, sì, mi sembra di sì. E questo che è il più ampio di tutti, quindi è perfetto per la cipria, che è il numero 05. E eccolo. Davvero morbidissimi, sono favolosi questi pennelli. Quindi, questi erano i pennelli, che posso e anche la spugnetta che mi hanno regalato. Non mi resta che ringraziare l'azienda, la Yesup Cosmetics, grazie di cuore per avermi inviato questi pennelli, sono veramente favolosi. Come al solito sotto nell'info box vi lascerò tutti i link di riferimento dell'azienda e grazie a tutte voi per la visualizzazione. Un bacione grande e al prossimo video. Ciao!